Allora, la situazione adesso non è brillante, anzi purtroppo noi la vediamo un po' più negativa, anche perché siamo molto scontenti dell'atteggiamento della direzione, perché in effetti i problemi non si risolvono, si aggravano e come voi adesso avrete occasione vi manderò la lettera che noi abbiamo indirizzato alla DAZ, al direttore generale per l'esattezza, perché poi ci è stato dato un ulteriore schiaffo su degli emolumenti economici che c'erano stati giustamente non promessi ma erano già garantiti, e questo mese non li abbiamo avuti in busta paga, di fronte poi a emolumenti che invece la direzione generale ha ricevuto per gli obiettivi raggiunti. Anche noi pensiamo di aver raggiunto gli stessi obiettivi che ha raggiunto la direzione generale. Cos'è che ancora non funziona? Allora, per le cose più gravi sono date soprattutto, io parlo soprattutto dal punto di vista infermieristico in particolare, ci sono alcuni reparti, anche se poi la situazione è più generale, cioè la scontentezza è aumentata e restano sempre quei grossi problemi. I carattere generali sono l'illuminotecnica e l'aria condizionata, che sono i più pesanti da questo punto di vista. Poi vi sono le criticità di alcuni reparti che si sono aggravate, che già erano pesanti come quantità di lavoro, si sono aggravati in un ospedale, pensavamo che in un ospedale fossero risolti, invece sono peggiorati. E ci può dare qualche esempio? Riferisco reparti ad esempio come la neurologia, come l'ortopedia o come la medicina e come la gastropneuma. Cos'è che non funziona in questi reparti? Allora, hanno aggravato la loro quantità di lavoro, il personale non è aumentato, ma anzi in alcuni di questi reparti addirittura diminuito, comunque è carente, e hanno aggravato quindi la problematicità, perché poi hanno messo insieme reparti già critici di per loro, hanno aggravato la situazione del carico di lavoro e quindi alla fine della qualità del servizio, che non so fino a quanto terranno in questo stato questi reparti.